Cari amici del programma Un inno alla settimana, sono Roberto Morbo, direttore della corale di Villar Perosa, e oggi vi voglio parlare dell'inno 143. Grande, o Signor, è ancor la messe, e pochi sono i mieti tor. È un inno che l'innario cristiano colloca nel capitolo Chiesa, dove trovano spazio canti dedicati alla missione, al servizio, alla comunione fraterna, al luogo di culto e ai bambini. Dal punto di vista del contenuto, il riferimento è al capitolo 10, versetto 2 del Vangelo di Luca, in cui Gesù dà istruzioni a 70 discepoli mandati a testimoniare la sua parola a due in ogni città dove stava per giungere. Eseguito spesso nelle nostre chiese, per la verità l'ho sempre trovato sorprendente. Infatti la musica ha una freschezza da canzone di festa popolare, dove il tempo ternario è lontano da quell'incedere maestoso, caratteristico di molti inni, e si avvicina invece a territori musicali più inconsueti, caratterizzati da leggerezza e freschezza. Per capirci meglio se un forte rocca ha qualcosa della marcia solenne, Grande o Signor è ancor la messe assomiglia a un valzer. Il perché di questa originalità lo si può trovare forse nella storia di questa composizione. La melodia fu pubblicata la prima volta nell'innario di Norimberga nel 1676 con parole di Martin Behm, pastore a Lauban, vissuto tra la seconda metà del XVI secolo e inizio del XVII, e autore di moltissimi inni caratterizzati da una vena poetica intrisa di ingenuità infantile. Il nostro 143, nella versione originale tradotta, si presenterebbe quindi così: Signor Gesù Cristo, luce della mia vita, mio rifugio, mia consolazione, mia certezza, sulla terra sono solo un ospite e molto schiacciato dal carico dei peccati. Tuttavia, questo testo fu utilizzato anche per altre melodie e la cosa evidentemente era fonte di confusione. Nel corso dell'Ottocento, forse inizio Novecento, ad una di queste fu preferito un altro componimento poetico, O Jesu Christe wahre Licht, di un altro grande autore, Johann Hermann, nato a Reutten in Slesia nel 1585, che, tradotto nella sua prima strofa, riporta i seguenti versi. O Gesù Cristo, sole ver, di chi t'ignora, apri il pensier e fallo al gregge tuo venir, quindi beato di venir. E qui avvenne la mutazione di carattere che ritroviamo attualmente. La melodia, in tempo binario, è stata tutta corretta, in modo da essere trasformata in tempo ternario. La marcia è così diventata un valzer. Vi faccio sentire la differenza. Questa è la versione del 1676. Si si do re fa si do re do. Do, re, mi, fa, re, do, si, si. Mentre l'indo, così come lo cantiamo oggi, è così. Grande, o Signor, è ancor la messe, e pochi sono i mieti tor. L'artefice del cambiamento fu quasi sicuramente il compositore austriaco Robert Fuchs, che ne scrisse l'armonizzazione, che tra l'altro, salvo qualche correzione, è quella presente nel nostro innario. Fuchs fu un grandissimo musicista, oggi totalmente dimenticato. Nato nel 1847 a Freudenthal, in Austria, ebbe incarichi di prestigio nella vita musicale viennese di fine Ottocento.
Fu anche insegnante del conservatorio a partire dal 1875, dove insegnò non solo a Gustav Mahler, ma anche a Wolf, Zemlinsky e Sibelius. Su di lui Brahms si espresse addirittura con commenti entusiastici, al punto di affermare: «Fuchs è uno splendido musicista. Ogni cosa è così bella, inventata, con fascino e abilità». E in effetti è splendida la sua prima sinfonia. Ma se si vuole ancora ascoltare questo compositore in un'esecuzione dal vivo, l'unica opportunità oggi è una nostra corale, che interpreta il bellissimo inno 143. Ringrazio tutti per l'attenzione, vi auguro buona domenica e arrivederci alla prossima trasmissione.